Il Bologna ha fortemente voluto la preziosa vittoria sul Bari, che gli fa muovere i primi passi verso la salvezza. Con l'arrivo di Radice tutta la squadra esegue puntigliosamente i compiti assegnati e ne viene esaltata la classe di Lajos Detari. L'ungherese ha dapprima procurato il calcio di rigore che ha consentito di sbloccare il risultato. Da ammirare anche la freddezza di Cabrini, che ha trasformato spiazzando il bravo portiere barese. Poi ancora Detari, protagonista assoluto del raddoppio. Ricevuta palla nella metà campo bolognese, ha puntato dritto verso la porta del Bari e caparbiamente, forse rischiando un po', ha voluto imprimere il proprio personale sigillo alla partita. Più tardi, dal piede di Detari è partito il lancio che ha consentito a Mariani di realizzare il terzo gol. Campionato italiano molto difficile, che primo 2-3 partita noi abbiamo giocato bene, che è sempre persa. Atmosfera adesso migliorare. Detto degli indubbi meriti del Bologna, resta da valutare l'inspiegabile harakiri perpetrato dal Bari, che sino al calcio di rigore aveva retto benissimo all'assalto del Bologna. Ma subito il primo gol, che poteva anche essere rimontato, i varesi hanno messo in mostra nervi troppo fragili. Prima si è fatto espellere João Paulo per reiterate quanto inutili proteste. Poi, quando già cinque varesi erano stati ammoniti, Cucchi ha brutalizzato platealmente il nuovo acquisto bolognese Türkılmaz all'esordio in campionato. Ed anche Cucchi ha dovuto raggiungere anzitempo gli spogliatoi. Ed è di questo, soprattutto, che Salvemini si è rammaricato. Io condanno il secondo fallo di Cucchi, ecco, questo logicamente, ma più che altro condanno un po' tutta la squadra, perché ha perso in un momento in cui potevamo anche ancora rimediare un po' la testa, ecco. E io credo sempre nella buona fede dell'arbitro, per cui si è dato rigore giustamente e l'ha ritenuto giusto darlo. Io non posso che accettarlo, anche perché non possiamo fare altro dopo. C'è stato così un aumento dei falli anche brutti, che mi sembra che l'arbitro sia intervenuto nel modo giusto, perché sono state delle espulsioni, soprattutto quella di Cucchi, che veramente è stata un fallo proprio gravissimo.